3, 2, 1. Ragazzi, mi domando, ma a voi capita mai che... Aspetta, vi capita mai? Oh, fra... Che cazzo... Questo? Una cosa che non ho mai capito di alcune ragazze sono quelle che dicono: no, il mio ragazzo deve vestirsi bene, se si veste male non lo voglio. Scusate ragazze, ma voi che cavolo ve ne frega se un ragazzo si veste bene o no? A me non interessa che stia bene vestito, a me interessa che stia bene non vestito. Amore, veloce, togli le mutande che sta arrivando l'idraulico. Perché? Non abbiamo soldi per pagare? Le mutande da termosifone! Ah. Cosa stai facendo, amore? Amore, sto guardando le foto del nostro matrimonio. Ma dai. Eh sì. Che carino. Ma guarda, guarda come eravamo belle felici. Che bei tempi, amore. Bellissimo. Senti, mi è venuta un'idea. Cosa? Che dici se divorziamo e poi ci risposiamo di nuovo subito? Voglio rivivere questi momenti. Amo, io al posto tuo non rischierei così tanto, eh. Come? Non si sa mai, amo. Domanda molto interessante. Partiamo dal fatto che, ragazzi, il mocio va lavato ogni volta che lo si utilizza, perché altrimenti sennò rischiamo che abbia poi un cattivo odore, e per lavato intendo igienizzato barra disinfettato, appunto per evitare che la volta dopo, pulendo, salga fuori quell'odore di cane bagnato, che io eviterei, soprattutto perché la maggior parte dei prodotti per la casa, per la pulizia dei pavimenti, non contiene ad esempio ossigeno e quindi non si igienizza proprio mai. Allora andiamo a vedere come disinfettarlo barra igienizzarlo. Vi do due alternative, una classica e un'ecologica. In quella classica ho due alternative, quindi due prodotti. Allora, quella classica prevede di mettere dentro il secchio acqua fredda e un bicchiere di candeggina, e poi lasciate il mocio in ammollo anche per un'ora. Poi lo dovete sciacquare bene e strizzare e mettere ad asciugare. Se non piace l'odore della candeggina, utilizziamo la candeggina delicata. Quindi mettiamo un tappo e mezzo di candeggina delicata in acqua calda invece stavolta, e lo lasciamo anche lì in ammollo un'ora, un'ora e mezza. Sciacquiamo, strizziamo e mettiamo ad asciugare. Metodo ecologico. Possiamo utilizzare due cose in realtà. Una è il percarbonato, quindi acqua bollente, calda, ora non bollente. Mettiamo due misurini che ci sono già dentro di solito le confezioni di percarbonato, dentro sul fondo del serbatoio, acqua calda, lo facciamo sciogliere, immergiamo e lasciamo anche lì per un'oretta, un'oretta e mezza. Sciacquiamo, strizziamo, lasciamo asciugare. Oppure possiamo usare la classica acqua ossigenata, sempre da versare in acqua calda e lasciare agire qualche solito tempo, un'ora, un'ora e mezza. Sciacquiamo e, mi raccomando, la cosa importante è lasciare asciugare bene. Ok, sono stato lungo, ma volevo darvi le diverse alternative, la spiegazione del perché magari può puzzare. Sì, scusa, una domanda. Non è che per caso avresti una Red Bull da darmi, che ho proprio bisogno di caricarmi un attimo. Guarda, ci guardo se ne ho, ma mi sa di no, mi sa che le ho finite. Guarda, ah, beh, controlla e poi sappimi dire. Ne ho una. Perché va che adesso che ho la patente mi prendo una bella Audi bianca per neopatentati, no, e raccolgo tutte le bionde di Verona. No, ti devi prendere un catorcio, hai capito? Ma cosa catorcio? Io non lavoro per prendere un catorcio. Così impari a guidare, che se anche se lo botti... No, io non compro 14, io lavoro per una bella macchina. Particolare. Scusa, per cosa lavoro a fare? Per prendere una bella macchina? Sì, ma sei capace di guidare? Ovvio, sono una donna ucraina. Luigi, stai calmo, non ti agitare, chiudi tutto immediatamente. Mamma, ma che succede? Non lo so, mi hanno cominciato a seguire 5 persone e non so chi cazzo siano. Oddio, dobbiamo chiamare la polizia. Ma dove le hai viste queste persone? Su Instagram c'è scritto 5 persone hanno iniziato a seguirti. Ah, su Instagram. Mamma, mi dai un attimo la tua ciabatta? La mia ciabatta? Per far cosa? Grazie.
Ehi!